Calcutta. Allo sfarzoso e composito tempio di Jaina ci fa da guida una studentessa indiana, Sheila Gose. La piscina sacra è alimentata con acqua del Gange. Si ammira la monumentale vastità dell'insieme, sebbene i particolari costruttivi, per esempio i capitelli corinzi, non diano una precisa testimonianza dell'arte jainitica di cui sono rimasti pochissimi documenti. Jina, cioè trionfatore sulle passioni, è l'appellativo dato a 24 maestri. Da loro prende nome la religione antica di 27 secoli. Il fondatore o riformatore della dottrina, detto Mahavira, aveva fatto 4 voti. Primo fra tutti, non uccidere. I sacerdoti sono imbavagliati anche per non sopprimere, ingoiandolo, alcun essere vivente nell'aria. Questi gradini a mosaico che portano alla casa degli ospiti sono del secolo scorso. Il vero stile è jainitico, eccelleva per il virtuosismo tecnico e lavorava il marmo a filigrana. I fedeli devono essere in possesso di quelle che chiamano le tre gemme, retta fede, conoscenza e condotta, per giungere alla felicità suprema, la liberazione dal turbine dell'esistenza. Presso il tempio di Kalikat è un albero a cui le donne appendono un sassolino legato a una ciocca di capelli per chiedere di essere madri. Ottenuta la grazia, ripetono l'offerta con una ciocca del loro nato. L'acqua di questa fonte è doppiamente sacra, se anche non del tutto igienica, perché proviene dal Gange e passa sotto le fondamenta del santuario. La cupola d'oro è elettrificata contro le tentazioni. Sulle rive di uno dei rami del Gange assistiamo ai preparativi per l'incinerazione delle salme. I cadaveri vengono cosparsi di burro liquefatto. Per nessun altro uso della vita gli induni adoperano di così puro. La nostra iniziazione a questi culti, per quanto sommaria, sarebbe incompleta se non assistessimo alle danze in onore di Kali. Gli strumenti danno un suono dolce e monotono. Su percussioni cupe, il flauto infila acidule cantilene. Una danza dove non si può sgarrare d'un passo. Si sarebbe subito denunciati da uno scampanellio fuori tempo.